Bentornati. Oggi siamo ad Arzano, in provincia di Napoli, nella Chiesa Cristiana Evangelica Nuova Pentecoste di via Evangelista Torricelli numero 1. Siamo qui in occasione del culto domenicale delle ore 10:30. La struttura che ci ospita è molto ampia, più di 500 fedeli vi partecipano ed è situata in una delle zone centrali della città. Siamo qui con Anna, una sorella della comunità locale di Arzano, a cui vogliamo domandare. Raccontaci brevemente la tua testimonianza e il motivo che ti ha spinto a frequentare la comunità locale. Allora, io mi sono convertita all'incirca 20 anni fa. Ero molto giovane e come tanti giovani hanno mille problemi. E grazie a mia cognata che mi parlò di Gesù, io lo accettai subito, quel giorno stesso nella mia vita. E per me fu il giorno più bello, più gioioso che io potessi mai desiderare. E all'inizio frequentavo la chiesa di Aversa, la chiesa madre, poi siccome mio marito è stato chiamato al servizio qui ad Arzano ho iniziato a frequentare questa chiesa e veramente grazie a Dio possiamo dire che è una bella missione, funziona bene, ci sono mille attività e per me è una gioia far parte e servire il Signore in questa comunità. Siamo qui con Gianluca, un altro diacono della comunità di Arzano a cui vogliamo domandare qual è l'attività nel sociale che svolge la comunità? Sì, come comunità di Arzano l'attività che svolgiamo nel sociale è proprio per le famiglie che sono disagiate in questo luogo e che hanno bisogno di un aiuto che solo il Signore può dare. Grazie a Dio noi ci muoviamo soprattutto anche nella missione rotonda dove diamo dei pasti alle persone che non hanno niente, persone di colore, persone che non hanno di che dormire, di che mangiare. E grazie a Dio ancora ci muoviamo nel ramo della tossicodipendenza dove ci sono molti ragazzi che sono emarginati, che sono ragazzi veramente distrutti sia con la loro mente ma soprattutto con il loro cuore. E in questa comunità che il Signore ci ha donato, veramente il Signore ha fatto un'opera anche nella mia vita. E vogliamo solo rappresentare che in questo luogo c'è un Dio così grande che può fare cose meravigliose come le ha fatte in ognuno di noi. Sei Gesù, il tuo potere.
qui con Lello, un diacono della comunità locale d'Arzano a cui vogliamo domandare qual è l'attività che svolge la Chiesa e soprattutto qual è stata la risposta dei cittadini al vostro lavoro. Diciamo che questa comunità oramai vive da una decina d'anni e simpaticamente era un vecchio capannone qua dietro, era un vecchio capannone di raccolta di stracci e qua è nata una bella opera con un semplice progetto dietro che sembra tante volte un piccolo lavoro fatto nelle nostre case e da questo piccolo progetto dietro questo gruppo si espandeva e nasceva in mezzo a questi stracci un luogo di culto. E gloria a Dio, in questi anni, oramai sono una decina d'anni che c'è questo ministero qua ad Arzano e prima avevamo una piccola chiesetta che conteneva circa una centinaia di membri, ma oggi, gloria a Dio, un bel locale di culto dove possiamo accogliere addirittura circa 500 fedeli. E noi durante questi anni abbiamo sempre curato l'aspetto evangelistico, scendendo tante volte nelle piazze, nelle ville comunali, a dare la nostra testimonianza. E devo dire che, diciamo, questo popolo di Arzano, che tante volte lo si vede come un popolo semplice, ma dobbiamo dire che ha sempre risposto con efficacia, perché il messaggio è arrivato ai cuori di queste persone di Arzano in questa località e oggi veramente abbiamo un bel numero di persone che sono fratelli in Cristo, che oggi hanno accettato il Signore e fanno parte della nostra realtà. Siamo qui con Claudia, che svolge nella comunità di Arzano un'attività particolare. Ce ne vuoi parlare? Sì, io svolgo l'attività di monitrice come scuola domenicale perché il ministero si allarga a 360 gradi, non trascurando proprio nulla, tantomeno i bambini che veramente hanno bisogno di una cura particolare, perché come ci indica anche la parola di Dio, inculca al fanciullo la sana dottrina e non se ne dipartirà neanche quando ne sarà adulto. In questo mondo oggi così corrotto, la soglia di allerta si è abbassata. Tante volte noi i bambini li trascuriamo pensando che sono ancora piccoli e non riescono a comprendere le grandezze di Dio. Ma lavorando oramai da più di 10 anni in questo campo, che Dio veramente mi ha fatto grazia e mi ha onorato, io ho visto dei bambini che veramente gioiscono alla presenza del Signore, hanno veramente il cuore di desiderio, il desiderio di conoscerlo e di approfondirlo sempre di più. Siamo qui con Ciro Chialoranza, il pastore della comunità locale di Arzano, a cui vogliamo domandare quali sono le origini della Chiesa? Le origini della Chiesa, tutte le origini delle Chiese avvengono quasi per caso, come si suol dire. È cominciata questa Chiesa, il ministero nel quale Dio ci ha posto, è qui che nasce il ministero, nasce la comunità con poche anime che frequentavamo le case e poi ci siamo indirizzate crescendo in questo locale. Vogliamo fare un invito a tutti coloro che ci ascoltano dicendo quali sono gli orari di culto e le attività che si svolgono nella comunità. L'invito che facciamo alle persone è quello di venirci a trovare. Noi abbiamo 2 culti settimanali, tra cui il giovedì alle ore 19:30 e la domenica alle ore 10:30. L'invito è questo: veniteci a trovare, perché credo che Dio ancora ha le sue porte aperte per tutti quanti e sicuramente sarà un'opera grande che comincerà con voi e sarà veramente la gioia della vostra casa, della vostra famiglia, perché Dio può cambiare ogni desiderio del cuore dell'uomo. Proclamar.
Alleluia. Gloria al nome del Signore Gesù Cristo. Diamo gloria a Dio con tutto il cuore. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo dissero a Gesù: «Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Or, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per prima la pietra contro di lei». Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altre che la donna, le disse: «Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». Gesù allora le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Vediamo, no? Qui la piena grazia del Signore. Vediamo l'amore di Dio. Vediamo l'amore che va oltre ogni confine dell'umanità. L'amore che non va, come si suol dire, no? A giustiziare ciò che possa essere una mancanza, ma l'amore è amore e supera ogni barriera di giustizia. Amen, fratelli e sorelle, supera ogni barriera di giustizia. Vediamo qui sul, se vogliamo dire, sul piatto di una bilancia due realtà che ci vengono incontro. Una è l'umanità e l'altra, no? È l'amore, manifestata da che cosa? Da un'alta spiritualità. Amen? E noi sappiamo che per parola di Dio che quando l'umanità prende il sopravvento, no? Non mostriamo più l'amore. Amen? Così, fratelli e sorelle, quando anche nella vita di un credente ci sono momenti che si vivono così, come si suol dire, di freddezza spirituale,
Succede proprio questo, succede che non si manifesta più l'amore, no? Vogliamo anche essere noi tra i giustizieri? Quante volte forse pensiamo di farci giustizia per le offese ricevute? Quante volte mettiamo in atto anche la nostra umanità? E credo che questo fa parte di tutti quanti noi, non ce n'è, lo credo con tutto il cuore, in questa sala nessuno che ne sia esente, perché quando i momenti, ci sono momenti di una realtà spirituale che non è, come si suol dire, vince nella nella materialità dei nostri desideri, vogliamo vendicarci, vogliamo, no, vedere ciò che i nostri occhi vogliono vedere, vogliono ancora, come si suol dire, mirare. E questa era la realtà di questi uomini facoltosi del tempo, innanzitutto di mettere sotto esame, fratelli e sorelle, la vita del maestro, no? Voi dovete considerare che nel ministero del Signore, se potete leggere nei Vangeli, vedete sempre che la vita di Gesù è stata sempre messa sotto esame da coloro che volevano, no, trovare, come si suol dire, qualcosa per condannarlo, no? Come dice questa parola, qualcosa per giudicarlo, qualcosa per farlo cadere dall'insegnamento dell'amore. Amen. Perché, fratelli, portare questa realtà dinanzi al Signore vuol dire metterlo, no, in una condizione di saper decidere, di decidere al meglio. Perché Gesù fino a questo momento insegnava l'amore di Dio, no? Parlava che se ancora uno, ancora tante volte ti può sciaffeggiare, dice porgi anche l'altro guancia, dice gi, ancora ti toglie qualcosa, dagli anche il mantello, dagli tutto ciò che hai, dice non è a noi la vendetta, ma la vendetta aspetta il nostro Signore, no? Vediamo qui che questa realtà evince, no, nel cuore del popolo di Israele come una dura, no, realtà da porre davanti al maestro e di poter, no, metterlo in difficoltà, perché la legge che Dio diede a Mosè era legge, amen, e Gesù ha sempre insegnato che non è venuto ad abolire la legge e i profeti, ma è venuto a fare un'opera diversa che è manifestata dal suo amore. Vediamo che la realtà che ci evince da questo è mettere veramente il Signore in una condizione di decidere al meglio. Noi sappiamo chi più di lui può decidere il meglio, no, fratelli e sorelle? Chi può dare un consiglio migliore del maestro? Chi può ancora dare e può fare un'affermazione che sia la più giusta se non il maestro Gesù, la sapienza di Dio? Perché? Perché gli fanno la domanda, trovano questa donna e la trovano, come si suol dire, in una realtà che la legge di Mosè la condannava, no? E la condannava alla lapidazione, la condannava a pagare il proprio prezzo. Ma vogliamo anche dire, fratelli, che la legge di Mosè non diceva che solo la donna doveva pagare il giusto prezzo del suo peccato, ma anche gli uomini. Perché? Perché? Perché noi sappiamo che la contaminazione prende il cuore dell'uno come prende il cuore dell'altro. Però qui si tira in balio una donna, perché? Perché era, no, uno degli anelli più deboli del popolo di Israele. La donna non poteva parlare, la donna doveva stare al proprio posto, la donna era e doveva essere sottomessa al marito, e si tira questa realtà, si pone ancora ai piedi di Gesù, e Gesù stava lì, stava insegnando, e molto probabilmente noi crediamo che Gesù insegnava intorno al suo amore. E la portano lì. E gli dicono, maestro, questa donna l'abbiamo presa con le mani nel sacco. Ora, questo peccato è un peccato a morte, perché la legge dice così, che questa donna deve essere lapidata. Tu cosa ne pensi? Amen, fratelli e sorelle. Vedete che domanda, che grande difficoltà la risposta. Se Gesù esplicitamente poteva dire io non la penso come la pensate voi, amen, io la penso molto diversa, io dico che, no, c'è sempre una speranza, io dico che questa donna deve essere perdonata,
lo poteva fare il maestro, no? Però esplicitamente, d'imbatto, poteva dire così. Fratelli, lì si rischiava che cosa? Si rischiava di essere anche lui in una dura condanna, perché abolire la legge vuol dire andare contro il Signore. Amen? La domanda ha i suoi scopi. Se Gesù apertamente avrebbe detto: no, questa donna, se la legge dice così, legge è legge, no? Come fanno tanti che tante volte vogliono mostrare la legge, no? Cercano di parlare con la parola di Dio, no? Perché vogliono imputare qualcosa a qualcuno. Cioè, ma la Bibbia dice così, la legge è così, questa donna deve essere lapidata. Il popolo che era lì ed era presente, coloro che erano nel Tempio, potevano dire: dov'è il suo amore? Su cosa è fondato il suo amore? E allora la sapienza del Maestro, perché la cosa più bella che noi sappiamo attraverso la sua parola, che Dio conosce ogni cosa. Amen? Dio conosce il cuore dell'uomo. La parola di Dio dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente malato. Cioè vuol dire che insanabilmente, vuol dire che non c'è una cura e non c'è una medicina per portarlo, come si suol dire, nella guarigione. Insanabilmente vuol dire che non c'è speranza. Ma il cuore dell'uomo e della donna, quando viene posto ai piedi del Signore, sull'altare di Cristo, può avere un cambiamento. Perché seppur il cuore possa essere un cuore di pietra, il Signore lo ammorbidisce. È così o no? Lo cambia. E un cuore di pietra può diventare un cuore di carne. Alleluia, gloria al nome del Signore Gesù. E quando il cuore diventa un cuore di carne, un cuore che viene formato dalle mani del Signore, è un cuore che ragiona diversamente. Questi qui avevano fatto, come si suol dire, avevano preparato il conto senza l'oste. Amen. Allora Gesù cosa fa? Guarda questa donna, purtroppo, come si suol dire, la cosa era veramente così, la legge diceva questo, gli uomini che conoscevano la legge sapevano e potevano anche, come si suol dire, imberare su questo, perché la legge è legge. Però lui dice la parola che non parla. Amen. Tante volte, fratelli, è meglio non parlare, no? Quante volte mostriamo la risposta nel nostro silenzio? È così o no? Cosa ne pensi, fratello? Devo fare questo, tu cosa ne pensi? E quanto è bello quando noi sappiamo: senti, io non ti posso dare una risposta, perché potrei pensare questo e tu non lo faresti. Ma se altresì penserei l'altro, sarebbe la stessa cosa. Allora sia la tua coscienza, no? Sia fatti guidare dal Signore quale possa essere la risposta giusta. Gesù in questo momento è lì, è fermo, sta lì, sta a guardare, sta a ammirare, sta ad ascoltare. Molto probabilmente il mormorio del popolo e degli altri che erano lì per imputare questo peccato a questa donna era così forte, ma Gesù non parla, non dà una risposta, rimane fermo. Amen? Rimane silenzioso, guarda la donna. E io immagino il cuore di questa donna, immagino, come si suol dire, a lì a poco tempo ciò che ne poteva essere la sua vita, fratelli, perché questo qui era, come si suol dire, un peccato condannabile e portava questa donna alla morte. È come uno che in questi tempi, con le realtà in altri stati di condanna, è lì, è condannato a morte, no? Cosa può pensare, fratelli e sorelle, un cuore che lì a pochi momenti deve deporre la propria vita? Io credo che c'è tutto un'immaginazione, c'è tutta una realtà, c'è tutta un'angoscia che prende il cuore dell'uomo e della donna, perché sappiamo che è una battaglia così forte, sapere che lì a poco tempo puoi e devi morire. Però questa donna rimane in silenzio. Ha capito che la risposta alla sua vita non è nella bocca dell'uomo, ma la risposta per la sua vita è nella bocca di Dio.
Amen, fratelli e sorelle, è nella bocca di Dio. La risposta alla sua vita non è per la condanna degli uomini, ma lei in questo caso ha realizzato che la sua vita sia stata messa ai piedi del Maestro Gesù. Il Maestro Gesù può fare qualcosa. Amen. E non parla, non si giustifica. Non tira fuori, no, fratelli e sorelle, come tanti sono abituati a fare, che quando si commette un reato, quando si commette qualcosa di sbagliato, si cerca sempre fuori, come si dice, il capro espiatorio. Sì, ho fatto questo, però sono stato costretto perché questo mi ha costretto a fare quest'altro. Questa donna poteva dire, sì, sono qui, voglio pagare il mio prezzo, ho sbagliato, ho trasgredito, ma l'uomo che era con me dov'è? Perché io solo posso pagare e devo pagare questo prezzo? Questa donna rimane in silenzio. C'è un verso della parola di Dio che risuona alla mia e alla vostra mente. Buona cosa è. È così o no? Aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Questa donna sta aspettando in silenzio. Gesù all'improvviso fa delle cose strane. Amen, fratelli. Fratelli, il Signore Gesù ha sempre fatto delle cose strane per mostrare la gloria di Dio. Questo Dio così perdonatore, questo Dio che perdona il peccato del cuore dell'uomo, questo Dio che va, come si suol dire, no, ad abbattere le barriere del peccato, questo Dio che non ha confine, questo Dio è il Dio dell'amore, che ancora in questo giorno vuole mostrare amore verso di te. Quando sei